oggi siamo qui a Vairano Patenora in compagnia di Bartolomeo Cantelmo, sindaco di Vairano Patenora dal 7 giugno 2012. Buonasera. Buonasera. Allora, parliamo un po' del coronavirus, o meglio mandiamo un messaggio agli abitanti e non solo, per questo argomento negativo di cui si sta parlando spesso. Sì, buonasera a tutti, anzitutto grazie per la bella inserita. Vedere che i giovani che intervistano si avvicinano al municipio, ai problemi del municipio, molto importante, quindi un messaggio che state lanciando molto molto positivo, quindi vi ringrazio per questa bella iniziativa. Il virus, il coronavirus è un problema che sicuramente il coronavirus è un problema che sta, non ci aspettavamo nessuno fino a un mese fa, adesso è scoppiato, si è creato un mostro probabilmente che è tale, ma non come, come a volte può essere, può sembrare. Sicuramente il nostro compito, le istituzioni, tutti, dare il giusto risalto a un problema che c'è dal punto di vista medico-scientifico, però anche la raccomandazione di saperlo gestire con una dovuta calma, che se andiamo in panico, come spesso sto succedendo, diffondendo spesso, mi capita di leggere notizie fake news che sarebbero omicidiali questo video, e quindi anzitutto raccomando a tutti i miei cittadini, l'ho fatto già istituzionalmente con i vari messaggi che tutti noi istituzioni siamo venuti a manifestare, cittadini, per invitarli a collaborare, solo collaborazione, con l'intelligenza, non con la paura si vince questo virus, una battaglia che sicuramente la scienza e noi l'essere umano riuscirà a vincere sicuramente, come ne ha vinto tante altre nella storia delle epidemie e delle pandemie. È un grosso problema, è una novità, ma sono sicuro che tra qualche mese probabilmente saremo meglio. Ci abitueremo un po' a convivere, parlo anche come medico, probabilmente di questo tipo di virus, come è successo per altre, parliamo dell'asiatica, della SARS, della mucca pazza. Pian pianino riusciremo a reagire in qualche modo scientificamente e dal punto di vista dei antiporpali, speriamo bene. Adesso parliamo nello specifico di Vairano Patenora, ovvero che da gennaio è riaperta la scuola media Sant'Agostino, giusto? Sì, Sant'Agostino è stato un bello obiettivo raggiunto da questa amministrazione. Il recupero era stato già avviato nel 2012, o meglio un progetto del 2010 dell'altra amministrazione che aveva investito molto nel recupero di questa scuola. Ma più che la scuola, l'istituto, il complesso Sant'Agostino è un complesso dalla storia importantissima per questo ente. Del 1400, quindi qualcosa che riguardava il tessuto sociale, la storia del nostro comune, non poteva rimanere le condizioni di degrado in cui versava. Siamo riusciti a portare a termine proprio una delle ristrutturazioni, di messa in sicurezza, che era il progetto principale, per cui adesso quella è tra le scuole più sicure che abbiamo nel nostro territorio, per esempio la provincia di Caserta, già era sicura di per sé, con quelle mura quasi ciclopiche di 1,5 metri, bellissime peraltro, con una struttura forte stupenda, sicura, tant'è che sono più di 500 anni che sta lì. Però oggi la sicurezza non è mai troppo nel campo della scuola, quindi c'era l'esigenza di mettere a norma il punto di vista sismico della scuola, ci siamo riusciti, c'è stato un intervento finale di recupero di tutte quelle parti tipo la scala, che è uno spettacolo, un dipinto che è uno spettacolo, alcune volte che è bellissima, quindi invito un po' tutti a vederla al di là dell'uso scolastico, che per i nostri ragazzi, la scuola media non è poco, in un ambiente bello dove respira la cultura, questa è la bellezza di quell'istituto, perché c'è tanta storia, quindi avere la scuola in un istituto dall'importanza storica oltre che architettonica notevole, penso che sia una cosa bella, sicuramente uno dei più obiettivi più importanti siamo riusciti a raggiungere. Adesso invece una sua opinione riguardo la Turbogas, perché hanno avuto luogo delle manifestazioni anche nel comune di Vairano Patenora. Sì, certo. La Turbogas è un grande problema per il nostro territorio, noi siamo decisamente in modo secco categorico contrari a che venga fatta questa centrale di Turbogas, che sicuramente per il comune di Vairano non è un dramma, perché sta fatto a ridosso di terreni. La piana di Vairano, che fino a quella di Vairano è una delle piane più fertili, paesaggistiche, dal punto di vista paesaggistico è tanto importante. E quindi uno mette al repentaglio, a mio giudizio, quelle che sono le fiorenti attività agricole con delle eccellenze che abbiamo in questo territorio. Avere una centrale di Turbogas a ridosso di grandi produttori enogastronomici non è che sia una cosa positiva. C'è il dubbio di questa centrale che sicuramente sulla carta è fatto con tutti i criteri che rispettano le leggi sicuramente, però è sempre quello in punto educativo che sembra una centrale turbogas, non è proprio un manufatto che sta lì. Quindi se è sicuramente più gradita da parte nostra la scelta di localizzare altrove questa centrale, perché il nostro territorio già ha dato abbastanza in termini
esigenze ministeriali, per esempio esigenze superiori ci dobbiamo stare zitti, però già c'è una centrale elettrica, in presenza a 20-15 km, c'è, quindi non è neanche molto distante. Quindi insomma avremmo preferito una, da chi può fare queste scelte una versione diversa. Noi per adesso siamo un po', siamo stati un po' sconfitti perché più di tanto non siamo riusciti a fare, però non la lettera rimane, cerchiamo di farle fino in fondo, impedire che venga fatta questa scelta, venga localizzata dentro. Un altro problema è quella dei tir a Pondicano, e lei vuole costruire una variante, giusto? In che consiste? La variante più che voglio costruire io è una scelta che ha fatto una delle prime impegni di questa amministrazione, è stata quella di trovare una soluzione al traffico pesante, super pesante, sempre più evidente nel nostro comune, perché ben sappiamo che tutti gli spostamenti viari, il traffico su gomma purtroppo è oggi molto è prevalente su quello su rotaia, quindi tutti gli spostamenti di terreno adriatico, quindi dalla Napoli, dice Napoli Pescara, passano per Caianello e vanno scalo, obbligatoriamente uscita da Caianello e vanno verso Pescara ieri. Quindi c'è un traffico che era pesante, è pesante, sta sempre più complicato, con mezzi che sappiamo oggi, i tir di oggi non sono quelli di 30 anni fa, ci avevano un quintalaggio inferiore, oggi sono raddoppiati, quindi sono pesi enormi, impegni enormi, quindi fanno paura già vederli. Quindi qual era la soluzione? Sì, la soluzione di viare il traffico, impedire, sono soluzioni tamponi che possono resistere un po', c'è sempre quello di qualcuno che ti sfugge ai controlli, quindi non è con la multa che si risolve il problema, bisogna farla un'alternativa. Ci mettiamo sotto qualche anno fa, 4 anni fa, d'accordo con l'ANAS, con la regione, abbiamo avuto degli interlocutori che ringrazio ancora anche politicamente, che hanno capito che il problema dei tir veloci non è un problema di Verano, non solo di Verano, ma è un problema regionale, perché sappiamo quanto è difficile dentro, pensiamo prima c'era lo sci, Roccaraso, tutti gli enti che fanno il sabato sera, domenica sera, c'è un casino per lo scalo, ma pure per gli stessi utenti che hanno ragione colore, che hanno un percorso più non così complesso come quando succede che si fanno questi blocchi. E quindi era doveroso per l'alternativa. Siamo riusciti ad avere un finanziamento importante, circa 6 milioni, per creare questa bretella, circunvallazione o variante, cosiddetta variante. Un progetto bellissimo, doveva già partire con 6 rotatorie, che rendono molto più fluido il traffico, tutto illuminato, piste ciclabili da un lato che unisce la parte nord con la parte sud dell'agglomerato di Verano Scalo. Dovevamo già partire, c'è stato un inconveniente burocratico. E quindi ci sono delle ceruline. Anche burocratico, anche legale, una ditta che è stata questa ad assegnare la gara dopo una procedura da parte della regione, però sono stati riconvocati a breve, quindi siamo convinti in questa primavera. Siamo stragominiti che in queste prime lavori partiranno sicuramente qui, in qualche anno, in 500 giorni circa per il finimento, avremo possibilità di vedere realizzata questa variante e dalla costata porterà tutti i tir, sicuramente non basteranno più di Pianau, ma direttamente su questa bretella variante che saranno per una scala, ci saranno direttamente sulla via Venatro. Pescara, Chieti. Riguardo la frazione Verano Scalo, invece, appunto, c'era una strada che adesso è stata bloccata che consentiva l'accesso alla scuola, appunto, da parte degli studenti. Perché c'è un'altra soluzione? Quello è un grande problema, non è comunale, questo devo dire. Io mi sono battuto molto, torniamo proprio nella base. C'è due scuole contigue nell'urbano di Verano Scalo, ISIS, dove sta l'aereo, per capirci, sì. Con la sede centrale, proprio dove sta quella. La sede confinante con il liceo scientifico, due scuole, due proprietà, due beni, due cespiti della provincia, il comune, quella proprietà non è comunale, quindi non possiamo provinciarla. C'era quella scala comoda che tutti abbiamo fatto prima o poi, che adesso è un po' deteriorata sicuramente, pericolosetta sicuramente, c'era da fare dei lavori per sistemarla, per evitare che incidendo ragazzi dovesse fermare. Però oggi, rispetto a qualche anno fa, le responsabilità dei responsabili di quest'area, i due dirigenti in particolare, il liceo responsabile, c'è un dirigente con responsabilità per tutta la gestione della sua area, e l'ISIS c'è un dirigente responsabile della gestione di tutta la sua area. Poi Cangelo divide le due aree. Un dirigente dell'ISIS si era preoccupato, vedendo un po' assembramenti, vedendo un po' dei pericoli, vedendo la scala non a norma, allora non ha voluto rischiare più di tanto per evitare che potesse succedere un guaio. Quindi poi, allora, se la provincia, gli ingressi sono diversi, non la promiscuità non potrebbe starci, quindi in base a queste norme, così mi è stato detto e così ripeto, in base a queste norme della scuola,
perché non mantendo la promiscuità, il problema della mia posto, il problema del pericolo di queste cose. E quindi io mi sono dovuto stare zitto quando ho cercato, pure bonariamente, di chiedere un incontro tra i due responsabili e risolvere la questione, aprire quel benedetto cancello. Però al momento non si è divenuta una risoluzione. Sono stato alla provincia di Caserta, il responsabile, l'ingegnere, ha detto, è venuto a fare un sopralluogo, c'era l'idea di dividere un percorso, dividerlo, però poi diventava troppo stretto perché un camion dovendo accedere nella parte posteriore, dove stanno le caldaie, la botte dell'acqua dell'antincendio, non ci voleva più accedere, quindi tecnicamente era difficile risolvere quella cosa. Siamo rimasti in video, cerchiamoci ancora una soluzione per fare in modo che i ragazzi che servono quel passaggio per andare al liceo o viceversa, quando sappiamo soprattutto che il problema dei pullman che scaricano, il carico che scarica il ragazzo lo fanno qui verso la chiesa, nella parrocchia, fanno lo spazio distante la scuola Isis, è la più difficile perché i pullman possono scaricare il ragazzo dall'altro lato, quindi fanno qua quel percorso di tempo, stanno come tiene passare TV. L'impegno ci sta ancora, però purtroppo non dipende da questo ente. Io proposivo anche di rispondere a io, perché sono convinto che mettiamo un po' di soldini, togliamo, sistemiamo quella scala che vuole uscire un po' rotta, il marmo, però con il minimo di spese potete aiutare. L'ultimo problema che parla la scala, i soldi si trova. Però c'è un problema di responsabilità, della promiscuità che non si dovrebbe creare, perché i dirigenti devono stare tranquilli praticamente. E questo è il problema, io ho fatto la mia parte, più di questo non posso fare, però noi abbiamo di risolvere, perché l'impegno c'è stato, anche a livello provinciale hanno detto vediamo se c'è un giusto che è una proprietà nostra, è giusto che le due scuole sono nostre, perché non dobbiamo risolvere questa questione, ci proveremo voi. Allora, riguardo il comune di Verano Patenata, ma anche le due frazioni, appunto Verano Scalo e Marzanello, quali sono i finanziamenti ottenuti, oltre alla variante di cui parlava prima, anche i progetti futuri del comune? Sì, beh, la cosa più importante, abbiamo fatto il contratto ieri mattina, oggi venerdì, ieri mattina, con la ditta che ha vinto la gara per la messa in opera della telesorveglianza in tutto il comune di Verano. Che significa telesorveglianza? Verranno impiantate 44 telecamere fisse in tutti i centri nevralgici. Nei centri nevralgici significa nelle incroci, nelle piazze, nelle aree sensibili vicino alle scuole, vicino alle chiese, quindi le aree vicino alla stazione, in tutte le aree più sensibili, nel senso che c'è più rischio di vandalismo, di presenza, verranno guidate soprattutto quante con un progetto che, ripeto, in questa primavera partirà sicuramente il contratto autorizzato, verranno sottoposte a questo telesorveglianza, telecontrollo, telesorveglianza. Una cosa importantissima, perché sappiamo oggi che con gli atti delinquenziali, atteggiamenti camorristici che girano, vandalismi, quindi è importante il cordone del territorio. Speriamo che sia un deterrente per scoraggiare questa che purtroppo ancora è in realtà anche di Verano, in misura non notevole, ma c'è questo. E quindi c'è questa gente. Per la sicurezza, il progetto si chiama Verano Sicura, non a caso, quindi saranno 41-44 telecamere che sorveglieranno le aree strategiche, poi ci saranno 5 telecamere per la velocità. Una velocità in posti strategici, in collaborazione con gli organi di controllo, carabinieri, vigili soprattutto. Quindi un progetto molto bello, speriamo che siano vedere, ma per l'estate dovrebbe essere già operativo. Una cosa molto importante del nostro comune, per tutto il territorio. Parliamo del campo sportivo, i lavori che devono essere. Sì, grazie per l'invito a parlare di una cosa che di cui mi tocca da vicino perché ho vissuto la mia gioventù, ho coltivato il campo sportivo di Verano, il campo Candermo di Verano, quindi siamo riusciti un po' tutti i ragazzi di Verano, siamo molto affezionati. Quest'anno c'è qualcosa di nuovo, abbiamo la nostra società, la DS Confettori Calcio Vernese, che sta viaggiando alla grande nell'eccellenza molisana e ormai rischia, tra virgolette, di quella promozione in Serie D, che è un obiettivo mai raggiunto per lo sport veranese, almeno nel calcio, nella pallavolo, già raggiunto vertici importanti in altri sport anche. Nel calcio, le volte che Verano ha le concrete possibilità di arrivare a una serie di livello quasi nazionale. E quindi abbiamo un problema di campo, i campi che teniamo, no, per Ordadone e per Verano Scalo, non sono adeguati, pronti per questo salto di categoria così importante. Ci stiamo impegnando al massimo per fare in modo che quando Verano venga tornato un campo all'altezza di questa nuova novità. Quindi il mio innanzitutto applauso e complimenti per i ragazzi che stanno viaggiando alla grande, quindi augurio tutti insieme di fare un brindisi grandissimo a fine maggio quando viene il campionato e speriamo di portare a termine questi impegni che stiamo portando in una procedura particolare di fare sì che il campo sportivo Candelli, su cui abbiamo giocato tutti, ma non è
un avvocato per questi cadetti, di dargli tutta una sistemazione migliore per la prossima stagione sportiva. Va bene, la ringrazio e buonasera.